Oggi One Health, One Medicine, una sola salute, una sola medicina, il motto con cui, come sapete, l'Organizzazione Mondiale della Sanità compara patologie e terapie per noi umani con quelle degli animali. Io aggiungerei stamane One Humanity, One Civility, una sola umanità e una sola civiltà tra umani ed animali, il cane nel caso di oggi. La cui amicizia con l'umano si sintetizza in queste immagini bellissime che hanno già fatto il giro del mondo, quella di un cane che stringe un feeling con un bambino down e si comporta come se ne comprendesse la fragilità, forse come pochi di noi umani farebbero. Ed il tema di oggi è in linea, mentre vedete queste immagini straordinarie, splendide, il bambino si chiama Hernan e il cane, una cagna, credo, sì, e che praticamente comprende la debolezza, la fragilità di questo bambino. Per parlarne con noi, per parlare della One Humanity, One Civility, con noi oggi Vincenzo Caputo, medico veterinario, personaggio ormai popolare, benvenuto dottor Caputo, responsabile del servizio di medicina veterinaria nell'ASL Napoli 1 Centro e soprattutto direttore del CRIUV, il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria. La notizia ha già un po' fatto il giro dei media, ma oggi è qui a spiegarcelo un po' più in dettaglio l'ispiratore di questa struttura del canile dinamico che sconvolge un po' tutti gli schemi ed il concetto che noi abbiamo del canile del nostro immaginario collettivo. Allora, dottor Caputo, perché? Che significa canile dinamico? Combattiamo il fenomeno che il cane più sfortunato, quello che non ha la fortuna di avere un padrone, come in quella bellissima immagine di quel bambino, finisce poi in una struttura di carcerazione. In Regione Campania abbiamo circa 80 canili, tutti abbastanza ingolfati. E la statistica ha voluto, in questo studio condotto dal mio centro negli ultimi anni, che i cani, una volta che entrano, non hanno più possibilità di uscire. Questo perché manca una politica adeguata di reinserimento nella società. Per fortuna in Regione Campania i cani che non hanno un padrone oscillano tra l'1% e il 3% dell'intero patrimonio di questo splendido animale. Bene, noi abbiamo congegnato insieme al Comune di Napoli, questa è una struttura, quello che sorgerà nella città di Napoli con un investimento di circa 1 milione di euro, che apparentemente può sembrare una cifra. Dinamico significa in movimento, cioè il cane entra, però deve uscire. Entra, ma non avrà la possibilità praticamente di rimanere immobilizzato per tutta la sua vita. Come accade spesso, quasi sempre, diciamo. Accade questo spesso e noi stiamo ponendo in essere delle politiche che consentono la cosa. I dati e gli studi ci consentono di affermare questo con grande tranquillità. Si può fare molto per far uscire i cani dal canile. Cioè favorendo, incentivando la cittadinanza a frequentare questi ambienti e ad adottare. Ecco, mi piace molto il termine di frequentare l'ambiente canile. Sì. Bisogna creare un comfort in cui si possa determinare una politica di incontro tra il cane più sfortunato e la famiglia che lo può adottare. Ecco, il futuro della gestione dei cani, ho letto nella sua relazione, molto interessante, è nel microcippaggio, cioè nella sterilizzazione dei cani padronali, nel controllo del DNA, molto interessante, che significa? E allora l'insieme di tutte le attività che la legge 281 ha messo in campo concorrono a ridurre praticamente drasticamente il fenomeno di questa percentuale di cani che non riesce a trovare collocazione e che, sempre negli studi che noi abbiamo condotto, rappresenta anche un onere sociale abbastanza, diciamo, elevato. Questo da un punto di vista economico, però parliamo del benessere e della felicità di questi animali. Un cane in canile, una volta che mangia, beve ed entra all'interno di una struttura di questo tipo, se rimane immobilizzato, quello è un animale che non è felice. Questo noi lo abbiamo dimostrato con dei test che hanno eseguito i nostri veterinari comportamentali. Ecco, lei in questo periodo ha inaugurato due stazioni mobili a Napoli, con cui monitora e microchippa, è vero? Noi abbiamo una struttura, quella dell'ospedale veterinario dell'ASL Napolino Centro, che è aperta H24 e 12 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, offre la microcippatura gratuita di legge in base alla nostra legge regionale. Però ci siamo accorti che una fascia di popolazione noi non la intercettavamo. Bene, veniamo incontro alla cittadinanza, queste stazioni mobili fungono da assistenza e da controllo contemporaneamente, per cui noi possiamo anche sanzionare quei eventuali possessori di cani che non obbediscano agli obblighi di legge.
Sì, dunque, quindi anche controllo del DNA. Poi spieghiamo dopo che cosa significa cane padronale, perché è una parola che, come dire, leggiamo spesso, però non sempre la interpretiamo nel verso giusto. Dunque, tra poco dovremo vedere l'immagine dell'Europa mentre Mario Argentino fa scorrere. Eccola qui, gestione dei canili. L'Europa è divisa in tre, lei ha detto. Che Guardi, significa questa questo? è una condizione. Noi abbiamo l'Italia che si colloca splendidamente in una posizione 2. La posizione 1 è occupata dai paesi del nord Europa, dove il fenomeno dell'abbandono e Cani non dell'abbandaggismo è praticamente è zero. È inesistente. inesistente perché non c'è l'abito culturale a privarsi del proprio animale. Questa è una fascia di popoli, ad esempio quelli del gruppo anglosassone, che sono collocati così. L'Italia è collocata in una fascia intermedia. Devo dire che noi siamo meglio della Spagna. Siamo quasi vicino alla Francia, siamo ben lontani però dai disastri che si combinano nell'est Lo sanno, lo Europa. leggiamo in Ucraina, in Romania, E lì il dove. fenomeno si divide in un abbandono che va dal 15 al 30%, Sì, allora sono numeri molto ma più alti. anche peggio come trattamento dei cani, perché spesso i cani, abbiamo letto, vengono E qui sottoposti è legato a un per eccidio, insomma. Ritengo che la popolazione italiana, noi abbiamo dati, perché a me piace parlare sempre con i dati, noi abbiamo studiato dal 1950 a oggi, per fortuna, il fenomeno del privarsi del proprio cane non supera mai il 3-4%, per fortuna. Sì. Ecco, questa cosa. Però tutto ciò comunque poi determina un accumulo, perché tenga conto che ormai in Regione Campania noi abbiamo un'anagrafe ufficiale di 700.000 soggetti, Sì. ne mancano all'appello circa 100-150.000, ecco, Sì. quindi Ho voglio dire, i numeri sono interessanti da questo punto di vista. letto che la legge regionale della Campania sulla gestione dei canili, ecco qui, è la migliore d'Europa. Ma è vero? Possibile? Cioè, lei l'ha ha sistemato la Campania in posizione 2, quindi, però, o meglio, l'Italia. La Campania dovrebbe quindi essere, come dire, su una strada di eccellenza. Guardi, il centro regionale che io rappresento è stata una risposta della buona politica regionale che ha individuato una struttura di coordinamento per le attività per la gestione di questa popolazione animale, tra l'altro, perché noi ci interessiamo anche di altre specie animali ultimamente. Però le devo dire, perché noi diciamo che la legge regionale della Campania è una buona legge, non è per creare primariati? Perché, ad esempio, già noi nel 1900, alla soglia degli anni 2000, avevamo stabilito che il cane senza padrone ha diritto al soccorso. Questo poi è stato ripreso dal codice della strada 10 anni dopo. Ecco, quindi voglio dire, noi stiamo andando in questa direzione. Probabilmente noi probabilmente migliorando le condizioni di gestione di questa popolazione, proporremo che il cane che non ha un padrone ha diritto a vivere libero in una comunità, salvo Sì. quei cani che hanno comprovata pericolosità e per i quali si potrebbe spiccare addirittura il cosiddetto mandato di cattura. Sì. Ecco, la legge migliore d'Europa, eppure ho letto dal suo intervento in commissione regionale che questa legge dovrebbe essere tra le migliori, però non funziona. Come mai? Che cos'è? Dov'è che non funziona questa legge? Ahimè, nasce dalla norma madre. Due soggetti attuatori, il comune, i comuni e le aziende sanitarie, molto spesso non colloquiano tra di C'è loro. qualche anello che non È il funziona, insomma. gap che stiamo tentando di superare con un'azione di coordinamento che il mio centro, che è tutto pubblico, ecco, questo va citato. Io non rappresento associazioni di volontariato o altro, io rappresento il pubblico, coordinando i servizi veterinari e i comuni, dobbiamo recuperare questo gap. Il cammino è iniziato, ma è ancora lungo. Ecco, si dice che i comuni non, lei ha detto adesso, sono l'anello debole un po' nella gestione dei cani. Perché? Non prestano attenzione, non fanno comunicazione, non comunicano dati. Che cos'è? Non riescono ad incidere perché fanno poco massa critica. Rimangono soli ed isolati e spesso non riescono a collegare in maniera adeguata con l'azienda sanitaria perché questa legge purtroppo ha due soggetti attuatori. Noi stiamo tentando di superare questo attraverso azioni di coordinamento. Infatti la grafica ci ha mostrato come c'è differenza di spese, quella era una linea di Sì. attività riferita al mantenimento dei cani nei canili. Ha visto dove c'è stata un'azione coordinata, ASL, comune, il gap che il cittadino paga per mantenimento è molto basso, è 3 volte inferiore e questo sì è una cosa che ci Qual è aiuta la media? praticamente. Quanto spendiamo? Ognuno di noi quanto spende per un Allora, nel canile? comune di Napoli, che è 1 milione di abitanti, paghiamo attualmente intorno a 0,65 al cittadino Insomma, per una cifra mantenimento dei irrisoria, cani. insomma. Ma guardi, sono sempre Sarà circa. 700.000 euro che noi adesso investiamo nel canile Sì. dinamico. Mentre per quanto attiene praticamente nel resto della regione siamo a una media intorno a 2,60-2,70 euro al cittadino. Ecco, qui, ecco, gestione comuni, anello debole col punto interrogativo ovviamente, perché? Forse perché sottovalutano il fenomeno i comuni?
viene visto da parte di molti amministratori comunali come una linea probabilmente da non tener conto, ma che comunque che incide fortemente nella gestione delle cosiddette fasce deboli, perché le spese per i canili rientrano praticamente nella fascia del welfare, sì, dei comuni, e ci sono alcuni comuni della regione Campania, noi abbiamo hanno tagliato questa sì, voce. Sì, 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 questa voce deve essere vagliata attentamente, gli amministratori devono essere preparati. Io dico sempre, 7 cuccioli rappresentano un esborso economico per quella collettività di più di 100.000 euro. Ecco, ho letto anche il cane padronale, che significa? Chi è il cane padronale? Facciamolo sparire questo termine, cane padronale. È un cane... Il cane... Vabbè, ma lo usate voi quando fate le relazioni in regione? Beh, il codice dice che il cane ha un padrone, ecco, per questo si dice che è un cane, sì, padronale. Io invece però io ritengo che il cane sia uno splendido, sì, cittadino che vive insieme a noi e ne ha. Chi viene da me sa che io vivo con 2 splendidi animali in casa, sì, quelli sono per me dei familiari. Sì. Ecco, è come se... il cane padronale dovrebbe essere il cane che è stato con un padrone e viene lasciato libero, no? Come potrebbe essere questa? I dati che abbiamo noi di animali che nascono senza padrone ne conosciamo molto pochi, questo, sì, è il dramma, e che c'è una fascia di padroni che si libera praticamente del proprio cane, e sì, questi alimentano quella schiera di animali più sfortunati che molto spesso poi finiscono nei canili, ed eccolo il motivo del canile cosiddetto dinamico. E quindi il fenomeno del randagismo rafforza un concetto, sì, dinamico, perché noi favoriamo con delle politiche di avvicinamento un incontro graduale tra il padrone e il proprio animale, che poi porterà con, sì, sé per il resto, si spera, della propria vita. Sì. Ecco, diciamo, parliamo dei canili, quindi la gestione dei canili spesso è affidata a terzi, cioè il fenomeno della terzietà, quindi associazioni che lei, ho letto, in molte, sono critici, critiche le associazioni, l'attività delle associazioni non riesce a, come dire, a raggiungere livelli di eccellenza, sono livelli di deficienza. Adesso uscirà una scritta un po' severa, cioè i peggiori gestori, noi non diciamo che sono i peggiori gestori, diciamo che hanno delle difficoltà perché i comuni non vogliono, è vero, gestire direttamente i canili. Non vogliono e non possono. Ecco, noi, diciamo... Beh, il termine associazioni peggiori gestori, questo è un termine che va corretto, in realtà esiste sì, una fascia di gestione volontaria che ha dei punti anche addirittura di eccellenza, sì, con turnover addirittura di cani in canili che noi abbiamo calcolato, ho letto specie nel centro Italia, ma anche qui da noi in Campania, sì, io ho dei dati che mi dicono che esistono alcune associazioni dei volontariati che hanno un turnover in canile di pari praticamente all'80%. La voce gestore di canili noi riferiamo a quelli che sono i cosiddetti animal hoarding, cioè vale a dire coloro che per proprie patologie tendono ad accumulare animali, sì, per cui molto spesso sotto l'egida praticamente di un pseudo volontariato si creano dei veri e propri, sì, ammassi di cani. Vabbè, quindi noi correggiamo assolutamente, facciamo marcia indietro, non sono neanche, anche con un punto interrogativo, diciamo associazioni, gestione difficile, quindi metto la parola pace in queste, come in tutte le vicende mani, esistono le buone pratiche e le cattive pratiche. Ecco, nella relazione che lei ha tenuto in regione, in commissione, si parla del gatto, che noi finora abbiamo parlato del cane, che sicuramente è il soggetto più critico, però i gatti, anche i gatti, lei dice il gatto va lasciato assolutamente libero, non è possibile pensare ad un gatto come ad un cane. Il cane è un animale addomesticabile, il gatto è un animale che resta felino, resta libero. Perché? La legge non va tenuto chiuso. Sin dal 1991 gli è riconosciuto lo status di animale libero. Sì. Anzi, le dirò che probabilmente se meno si lascia la condizione di aggregazione in colonia è meglio, perché è un animale che espleta nell'ambiente tutte le sue funzioni, eccetera. Per cui è anche buona cosa non aggregarli troppo nelle cosiddette colonie feline. Infatti le città che aggregano troppo i gatti in colonia sicuramente hanno dei maggiori problemi dalla gestione dell'igiene e della sanità di questi animali. Sì. Questo è un animale che ha uno splendido status, riesce a cavarsela brillantemente in natura ed è un ottimo anche indicatore di sanità dell'ambiente. Guai però a concentrarli troppo, e anche qui il fenomeno della sterilizzazione parte sanitaria assume un aspetto molto molto importante. Io le dico che le colonie in città, ad esempio nella città di Napoli, noi ne teniamo censite più di
1200-1300, quindi voglio dire ce n'è un numero abbastanza cospicuo, e questi vengono assistiti soprattutto dalle cosiddette gattare. Sì. Che qualche volta, quando poi eccedono praticamente nei comportamenti di concentramento, si può creare qualche squilibrio e si deve intervenire poi per correggere questi sì, tipi di problemi. Sì. Anche qui è un problema gestionale. Sì, prima lei ha detto il cane, il canile mangia, beve, abbiamo visto anche immagini di cani che stanno in un canile a spasso, però il cane non è felice. Perché non è felice? Il cane che mangia, beve, però è in gabbia oppure insomma è chiuso. Vabbè, ma non devo rispondere io. Se il cane riesce ad essere diciamo accompagnatore dell'uomo ormai da millenni, sin dai tempi della domesticazione, sicuramente il cane non vuole vivere in un ambiente recluso. Il cane vuole vivere con le persone, vuole stare con le persone, vuole la sua socialità, vuole l'ambiente, vuole la libertà. Questo come qualsiasi, ma con questo splendido animale di cui l'uomo non se ne separa, badi bene che circa ormai il 90% della popolazione mondiale non mangia il cane, sì, perché il cane è commestibile, non lo dimentichiamo mai. Stento a pensare, a immaginare una cosa del genere. Dunque, ultima domanda. Vedo che le criticità sono tra enti, tra istituzioni. Ecco, come si fa a far lavorare insieme regione, università, ordini dei medici veterinari, comuni, tanti enti che tendono all'eccentricità, no? A fuggire dal centro. Ma guardi, innanzitutto dotarsi di una buona pazienza. La missione che ho avuto, lei sa che il CRIUV è un consorzio che vede praticamente tre enti pubblici insieme, la Federico II, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, le aziende sanitarie. Però devo dire che con un pizzico di buona volontà e soprattutto conoscendosi e avendo una finalità di gestione chiara, in Regione Campania, in questa regione qualche volta martoriata da tutti, siamo riusciti a mettere in piedi ormai un'esperienza che va avanti da 7 anni e che ci sono profondi margini di miglioramento, e stiamo tentando di affrontare la gestione delle popolazioni animali in una maniera coordinata e corretta. Devo dire che qualche volta suscitiamo anche curiosità negli ambienti diciamo esterni alla regione, ma questo devo dire che al di là della fatica personale, di quella di tutti i miei collaboratori e soprattutto dei partners che hanno grande pazienza, io dico oggi, proprio oggi nella città di Salerno ci sarà un ulteriore momento di sintesi che noi facciamo su questo. Anzi, io ringrazio sempre questa trasmissione che si affianca sempre alle riunioni tecniche che noi teniamo per far andare avanti questo splendido consorzio che io rappresento. Bene, noi ringraziamo molto il dottor Caputo che ci ha raggiunto da Napoli, dove dirige il CRIUV, dove diciamo è un'autorità insomma nel campo della gestione della igiene urbana veterinaria. Diciamo, da quello che ci ha detto, è un missionario, cioè una persona impegnata a interpretare appieno questo motto dell'OMS. Lasciamo le missioni a chi deve farlo. Io sono semplicemente un professionista che cerca di meritarsi la stima dei cittadini che pagano i tributi e i contributi per poter determinare tutto questo.